16ª edizione di Scuola di Impresa, ruolo fondamentale della Confcommercio e assolutamente un importante sostegno al futuro dei ragazzi aretini. Certo, quello che abbiamo pensato soprattutto ai ragazzi, tutto questo si fa in funzione della loro preparazione e capacità che avranno nell'affrontare questi momenti difficili. Sicuramente gli strumenti didattici sono importanti, sono essenziali, nozioni di diritto, di ragioneria, di tecnica, ma se non sono supportati da una realtà, quali sono le aziende che appunto sono inserite in questo progetto, è chiaro che il ragazzo esce da una esce con un diploma in mano che non ha la stessa efficacia dei ragazzi che invece escono e hanno questa esperienza aziendale. Ecco, infatti voi siete riusciti a fare quello che in Italia si lamenta un po' sempre, la mancanza di capacità pratica lavorativa quando si esce dalla scuola. Esatto, ha proprio centrato l'obiettivo. Non solo, si legge adesso nei giornali, nei quotidiani, che questo progetto è stato ampliato e è stato anche proprio implementato nelle università, segno che questa valutazione che abbiamo fatto noi più di 10 anni fa era, diciamo, piuttosto attendibile, e abbiamo fatto bene a portarla avanti. E considerando il periodo di crisi, una borsa di studio per proseguire non è certo roba da poco. Non è roba da poco, perché noi abbiamo pensato sia ai ragazzi che prendono il diploma e avranno un lavoro, sia a coloro che proseguiranno la loro attività come studenti all'università, quindi c'è questo supporto delle borse di studio che sicuramente farà piacere. Roberto Barbagli, insieme a Fabrizio Bacci, tra i vincitori delle borse di studio Scuole d'Imprese, siete già iscritti all'università, ma che cosa, in che cosa consisteva il tuo progetto? Il mio progetto si chiamava Nerd Appeal, la società che abbiamo messo su era una società di elettronica praticamente, che aveva il suo punto di forza nell'assistenza alla clientela, e praticamente noi avevamo pensato di costruire un negozio simile ai negozi di elettronica presenti nel territorio, però aggiungendo appunto un programma di assistenza clienti per magari delle cose che le persone comuni non possono comprendere sull'elettronica, su queste problematiche moderne, insomma. E invece il tuo? Noi invece avevamo creato, diciamo, una specie di negozio di abbigliamento che vendeva al dettaglio, quindi sia abbigliamento da uomo e da donna, diciamo che comprendeva tutte le categorie di cittadini, quindi dalle persone più ricche, quindi un abbigliamento più elegante, da invece insomma dei capi da persone, diciamo, di reddito medio, e poi che vendeva quindi al dettaglio senza un sito internet che insomma non vendeva online. Potrebbe essere la vostra prospettiva futura, quello che avete inventato a scuola? Certamente è un campo che mi piace, quello dell'elettronica, però adesso ho iniziato gli studi di economia e continuerò lì, penso di aver un po' cambiato settore, diciamo. Anche per te? Sì, si vedrà quel che arriverà, cioè non è proprio quello che mi aspetto, però se arriverà si prenderà.